Torna l'informazione di TRMH24. Ieri è arrivato insistente sulla penisola italiana la terza ondata di Caronte, l'anticiclone africano che sta portando temperature elevate sulle nostre regioni. In modo particolare la Puglia e la Basilicata sono state segnalate da bollino rosso almeno fino a mercoledì. Cappello in testa e bottiglia d'acqua alla mano. Sono solo alcuni dei consigli per affrontare la prima giornata di grande caldo della terza ondata di Caronte, che è tornato insistente per la terza volta su tutta la penisola italiana. Puglia e Basilicata, insieme alla Sardegna, Sicilia e Campania, sono tra le regioni dove si prevedono i picchi di calore più alti, classificate da bollino rosso, ovvero da livello 3, che indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute non solo delle persone più fragili, ma anche di quelle sane e attive. Caldo record quindi in tutta Italia, con temperature che oscillano tra i 33 e i 40 gradi, ma che sono destinate ancora a salire, raggiungendo valori tra i 35 e i 44 gradi e punte di 48 nelle isole al sud, attesi infatti a Foggia i 44 gradi. L'anticiclone africano Caronte spingerà i termometri così in alto da raggiungere addirittura la soglia dei 50 su alcuni angoli del paese. Quindi bollino rosso fino a mercoledì. L'escalation delle temperature continuerà almeno per qualche giorno al sud Italia, mentre al nord si comincerà a perdere qualche grado. E proprio a causa dell'emergenza caldo, alla stazione centrale dei Vigili del Fuoco di Bari, in una settimana sono stati effettuati 165 interventi. Nella sala operativa dei Vigili del Fuoco di Bari si lavora in maniera incessante, soprattutto in questi giorni da bollino rosso. 10 i distaccamenti che dipendono dalla sede barese e che gestiscono interventi ed emergenze in tutta l'area metropolitana di Bari. Gli interventi sono stati numerosi, in particolare dal 15 giugno ad oggi per Serpaglia, incendi boschivi, sono stati effettuati circa 465 interventi. Questi, diciamo, sono proprio numeri minimi, di cui in particolare 165 dell'ultima settimana, da lunedì. Quindi veramente un numero elevato dato le temperature che abbiamo avuto molto alte. Quindi si prospettano settimane di fuoco. Ma in caso di incendio cosa bisogna fare? Allora, innanzitutto devono allertare il 115 fornendoci le indicazioni, diciamo, più precise possibili, quindi indicare la località, la tipologia magari dell'incendio, se si riesce a capire se è un incendio già di rifiuti, di sterpaglie, e ovviamente darci indicazioni se è in prossimità di strade, di case, perché quello è fondamentale per capire la priorità, perché comunque il nostro scopo principale è la salvaguardia delle persone, l'incolumità delle persone, quindi queste sono le informazioni principali. E poi magari raccomandiamo a coloro che sono proprietari di terreni di effettuare la regolare manutenzione. E proprio rispetto agli incendi che si sono sviluppati ieri e le richieste di intervento nel Salento, nella sola giornata di domenica, quindi di ieri, sono state oltre 500 le richieste di intervento. Fiamme alimentate dal vento caldo e dalle alte temperature hanno infatti distrutto centinaia di ettari di vegetazione tra macchia mediterranea, alberi e serpaglie. Tra gli interventi più impegnativi effettuati dai Vigili del Fuoco proprio nel Salento, quello nei pressi della strada provinciale Lecce-Galatina, durata per oltre 9 ore. Andiamo avanti con la cronaca. Truffa ad un'anziana, arrestate due persone di origini napoletane e recuperato il denaro sottratto alla vittima. Ancora truffe agli anziani, questa volta vittima una novantenne di Capurso nel Barese, due le persone arrestate. Si tratta di due uomini di origini napoletane, un 47enne ed un 40enne. I due, con la complicità di una donna, avrebbero sottratto all'anziana 1.300 euro in contanti e un salvadanaio contenente altri 700 euro. Tutto è iniziato con una segnalazione ai carabinieri da parte di alcuni anziani insospettiti della presenza nel centro di Capurso di un'auto sospetta. Nell'abitacolo i due napoletani, identificati dai
militari. Dopo i primi accertamenti, i carabinieri hanno individuato la novantenne mentre si trovava ancora al telefono con i complici dei malviventi. La ricostruzione della vicenda ha permesso di accertare con esattezza il modus operandi. Una donna, complice dei due individui poco prima controllati, nel corso di una telefonata si era finta nipote dell'anziana donna, chiedendole dei soldi e facendo leva sul suo stato di necessità ed imminente pericolo. Soldi che presto avrebbero ritirato dei suoi amici che l'avrebbero raggiunta. L'immediato intervento delle forze dell'ordine ha evitato quindi il consumarsi dell'ennesima truffa agli anziani e il recupero della somma sottratta. È stata presentata nei giorni scorsi la nuova campagna di sensibilizzazione alla guida sicura su strada. Si chiama Guide Basta ed è stata promossa dalla Polizia nonché dall'ANAS. Basta con le distrazioni, basta con l'uso del cellulare. Mettersi alla guida dell'auto è un atto di responsabilità e di rispetto delle regole. E questo il messaggio lanciato dalla Polizia Stradale ANAS, che in sinergia hanno lavorato e presentato il nuovo spot legato proprio alla guida sicura, con uno slogan diretto e chiaro: quando guidi, guidi e basta. Il video è stato realizzato da ANAS in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché Polizia di Stato, in versione televisiva e radiofonica. ANAS fa sapere che il suo impegno per garantire sicurezza sulle strade è costante e quotidiano, attraverso la manutenzione, il controllo e il monitoraggio delle infrastrutture. Ma si deve affiancare il comportamento corretto alla guida, rispettare quindi il codice della strada e guidare senza distrazioni non può essere un optional, ma un dovere di tutti. Oltre il 93% degli incidenti stradali deriva infatti da un comportamento del guidatore: distrazione, velocità eccessiva, guida in stato di alterazione. È responsabilità e priorità sensibilizzare soprattutto le nuove generazioni e diffondere in ogni settore sociale una nuova cultura della sicurezza stradale. La campagna Guida e Basta è nata nel 2015 ed è dedicata ai rischi che derivano dalle cattive abitudini alla guida. L'obiettivo europeo da raggiungere entro il 2030 è quello di dimezzare il numero di vittime sulle strade. Andiamo a Foggia, dove l'ex distretto militare potrebbe ben presto ospitare il Museo Giorgiano grazie ai finanziamenti ricevuti dai fondi del CIS Capitanata. Un tempo era il distretto militare di Foggia. Poi è diventato abitazione di abusivi, qualcuno con fedina penale di rispetto vicino alle batterie della criminalità organizzata. Domani potrebbe diventare un polo bibliomuseale ed essere testimonianza della volontà di opporsi all'illegalità ed incentivare la crescita del capoluogo dauno attraverso la cultura. Un processo invocato da molti e che si aspetta prenda il via. In verità, l'ex distretto militare dovrebbe ospitare il nuovo museo giordaniano, come da programma del CIS Capitanata, deciso in epoca Giuseppe Conte Premier. Come si legge, polo museale giordaniano per un finanziamento di 7 milioni di euro. A quanto è dato sapere, il progetto è stato affidato allo studio 77 di Torino, protagonista negli ultimi anni di ristrutturazioni e riqualificazioni di siti preesistenti e trasformati in strutture scolastiche o formative. In realtà, questa specializzazione tecnico-ingegneristica potrebbe tornare utile se prendesse corpo un'ipotesi alternativa per l'ex distretto militare, ovvero se l'Università degli Studi di Foggia decidesse di alleggerire il carico di aule, corsi e sedute di laurea extra confini che vengono ospitate nella struttura cinematografica multisala. Giovani promesse nel campo biologico, agroalimentare, tecnico, che certamente di cinematografico hanno ben poco. Giordano, museo, università, cultura, formazione e riscatto, tutto molto bello, ma quando e se inizieranno i lavori? Questo davvero non è dato saperlo. Adesso a Castellana Grotte, dove è iniziata la 13ª edizione del World Dance Movement, una 7 giorni che trasforma la città in un vero e proprio villaggio a cielo aperto. È partito il 13
10 luglio a Castellana Grotte il Festival Internazionale di Danza World Dance Movement. 7 serate all'insegna della danza per la 13ª edizione di un appuntamento ormai tradizionale dell'estate castellanese, organizzato e promosso dal Comune di Castellana Grotte e Grotte di Castellana SRL. Dal 13 al 22 luglio la città delle grotte si trasforma in un villaggio globale dal respiro cosmopolita e ospita ballerini, coreografi e performer provenienti da tutto il mondo. È fantastico, puoi vedere tante lingue, tante persone, tante culture. Significa indotto per la comunità, significa riconoscibilità di Castellana come città, che sappiamo bene essere famosa nel mondo per quel meraviglioso sito carsico che abbiamo, che sono le grotte. Però unire a questo poi dei richiami di eventi internazionali che fanno sì che tanta gente da tutto il mondo e da tutta Europa possa conoscere anche la nostra cittadina grazie a manifestazioni di questo livello, beh, devo dire che la dice tutta da sola, non c'è bisogno di aggiungere altro per quella che davvero è la gioia che proviamo quando determinate cose accadono nel nostro paese. Siamo qui questa sera al VDM, un'esperienza unica per Castellana, un'esperienza che vede arrivare da tutto il mondo tantissimi ragazzi e ragazze, una contaminazione di diversi paesi che porta a Castellana tanti benefici, non soltanto turismo, ma diventa veramente un'esperienza Castellana. La serata inaugurale è stata affidata alla compagnia Elena D and Wonder Boys, Isobel Kimar, ballerina di Amici 2022, madrina della serata. L'anno scorso abbiamo fatto un piccolo World Dance Movement, quest'anno siamo tornati alle 2 settimane di workshop. Vuol dire che questa settimana sono arrivati più di 100 stranieri per studiare con coreografi di fama internazionale e quindi veramente un tornare a vivere con entusiasmo, con gioia, condividendo con veramente una ventina di nazioni diverse questa passione che è la danza. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, a voi tutti un buon inizio settimana e ovviamente un buon proseguimento di giornata.